Abbiamo con noi al Festival Francescano Suora Eugenia Bonetti a testimonianza dell'impegno contro lo sfruttamento e l'emarginazione delle donne. E dopo oltre 20 anni che lei ha passato in Africa, in missione, la sua missione in realtà è tornata in Italia. Come è avvenuto questo cambiamento? Questo cambiamento è stato un po' drammatico all'inizio, ma poi ho capito che veramente la missione non è più solo geografia. La missione oggi è dove ci sono questi popoli che si spostano e che chiedono aiuto. In modo particolare io ho trovato in questo servizio, in questa missione nuova in Italia, veramente come missione vissuta sulla strada e nella notte accanto a tante donne che vengono purtroppo dai paesi cosiddetti evangelizzati, paesi dove noi siamo andati a portare un messaggio di speranza, di giustizia, di fratellanza, di solidarietà. Ecco, da questi paesi noi troviamo queste donne sulle nostre strade e in situazioni veramente di una terribile schiavitù, dove non c'è più il rispetto della persona, della dignità, della realtà, della bellezza di queste donne. E quindi questo mi ha cambiato la vita, perché mi ha aiutato a capire che la mia realtà di missionaria era accanto a queste donne che non avevano nessuno, ma che avevano bisogno di aiuto, di un cuore di mamma, di madre, una missionaria che potesse essere accanto a loro per aiutarle a ritornare ad essere persone. E da allora, dal 93, quando ho iniziato a lavorare soprattutto nel primo centro di ascolto di Torino, siamo riuscite con altre religiose a metterci in rete e a dare delle risposte per cercare poi di lavorare nei paesi di origine per prevenire e nei paesi di destinazione per aiutare queste persone entrate nella maglia di questo traffico di esseri umani, ritornare ad essere persone con la propria dignità e con la propria identità e libertà di donne. Quindi da allora, dal 93, quando ho iniziato a lavorare con loro, siamo riusciti tramite tutte le varie componenti di queste realtà, di queste istituzioni, di queste comunità, siamo riusciti a salvare oltre 3.000 donne che si sono inserite e integrate nella nostra società. Alcune hanno chiesto di ritornare a casa e le abbiamo aiutate a ritornare nei loro paesi con dei progetti finanziati perché potessero riprendere a vivere da persone, da donne, con le loro capacità, con le loro forze, con il loro contributo per costruire comunità, società migliori. Questo festival è dedicato all'universo femminile, in primis ovviamente alla figura di Chiara D'Assisi. In che modo questa donna, questa grande donna, può essere un esempio di dignità e di riscatto anche per tutte noi donne? Certo, Chiara è un grandissimo esempio perché ha saputo vivere nella sua realtà, 800 anni fa, la bellezza, la grandezza, la ricchezza che ogni donna porta in sé, che è proprio quella di costruire ponti, costruire relazioni, costruire comunione, costruire anche una società dove ciascuno ha un ruolo, ha un posto. E Chiara oggi ci dice che veramente solo se noi riusciamo a lavorare insieme, uomini e donne, in qualsiasi situazione, da iniziare dalla politica, dall'economia, dalla famiglia, dalle comunità, dalla Chiesa, dove ciascuno ha un ruolo, ma insieme possiamo davvero e dobbiamo costruire un mondo migliore. Quindi Chiara è un grandissimo esempio perché lei ha rotto gli schemi del suo tempo e noi non dobbiamo avere paura davvero di essere presenze profetiche, di rompere tutti gli schemi, di rompere anche queste forme di discriminazione uomo e donna per cercare di lavorare insieme e di costruire un mondo migliore. Noi ringraziamo Suora Eugenia Bonetti e portiamo i saluti del Festival Francescano anche a tutte le altre suore che lavorano insieme a lei per questa lotta e questo sostegno. Io ringrazio perché davvero se noi abbiamo potuto fare questo lavoro di recupero di tante donne è proprio grazie a questo essere insieme, di lavorare insieme con gli stessi obiettivi, gli stessi ideali, non per altri interessi.
ma per ridare ad ogni donna la gioia di mai più essere trattata da schiavo.